Perché lo chiamavano Gig Robot? Il film non parla di componenti, non parla di Miva, non parla di campane di bronzo poste sul cuore di Hiroshi Shiba o di un padre chiuso in un computer. Il film parla di un piccolo criminale romano che per un incidente piuttosto improbabile acquisisce delle capacità straordinarie. Quindi qual è il collegamento con Gig Robot? Avete presente a Roma quando qualcuno prende quei soprannomi, quindi quello diventa la figlia di Mazinga, diventa Mandrake, è così, è oh, anvedi Gig Robot! E questo non significa che sia mettere in farsa il personaggio di Nagai, anzi, nel film l'opera di Nagai, in particolare Gig Robot d'acciaio, ha una valenza molto importante perché unisce il protagonista maschile e la protagonista femminile, e ha un'importanza sia culturale sia emotiva. È un omaggio meraviglioso, secondo me, all'opera nagaiana, e io mi sono emozionato sinceramente a risentire la sigla del cartone animato, che non è cantata da Pelù, come sappiamo tutti.